Noi oggi presentiamo questo nuovo testo che abbiamo pubblicato grazie, lo voglio dire, ai Lions che ci hanno permesso di farlo e sono linee guida che danno praticamente una mano a tutti i soggetti che hanno a che fare con questo drammatico tema non solo dell'abuso ma anche del maltrattamento dei minori e che hanno un riscontro immediato non solo del quello che come si fa a riconoscere anche un maltrattamento, addirittura un abuso e chi sono poi i soggetti a cui ci si può interpellare. Quindi c'è una prima parte della guida dove si aiuta proprio a definire che cos'è un maltrattamento, dividendo anche tra maltrattamento fisico e maltrattamento psicologico, perché tutti noi siamo portati, per esempio, a dare molta importanza ai maltrattamenti fisici, che sono quelli più visibili, ma quelli psicologici hanno poi delle conseguenze drammatiche nella vita di queste persone che crescendo, diventando adulti, drammaticamente se le portano anche dietro. Poi c'è naturalmente anche una parte specifica relativa, ripeto, agli abusi sessuali. E su questo c'è una prima indicazione di come anche si fanno a riconoscere questi diciamo, primi elementi e poi c'è una guida pratica della chi rivolgersi facendo una forte differenziazione tra il comune di Genova e c'è tutta la parte descrittiva dei servizi sociali, degli ambiti territoriali sociali con indirizzi, numeri di riferimento, eccetera. Chiaramente cosa fa il comune anche per quanto riguarda lo 06, quindi in ambito scolastico. C'è poi la descrizione di quali sono i compiti della sanità dell'ASL 3, sia per quanto riguarda i consultori, sia per quanto riguarda il Dipartimento di Salute Mentale. E poi ovviamente cosa fa il tribunale, cioè sì, il tribunale, quindi tutta la parte dell'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine e il garante delle istituzioni. Dopodiché questo fascicolo conterrà anche praticamente visibilmente delle diciamo, esempi di schede che ogni soggetto è tenuto a compilare proprio non solo per denunciare, ma anche per portare avanti una battaglia fortemente di prevenzione contro il maltrattamento e gli abusi. Assessore Papi, a chi è indirizzata questa guida? A chi verrà distribuita? Insomma, concretamente a chi sarà utile? Questa guida sarà sicuramente utile a tutti quei soggetti che hanno a che fare con dei minori, quindi sicuramente all'interno della scuola, ma sicuramente penso anche ai pediatri di libera scelta, che sono anch'essi un soggetto della diciamo, sanità inserito dentro, e a tutte quelle persone che hanno naturalmente un contatto diretto con minori e che quindi potranno avere uno strumento utile non solo tanto di identificazione, ma perlomeno sapere a chi rivolgersi e come rivolgersi. E poi chiaramente questo è, diciamo, può essere utile anche a tutti i cittadini.